Ciao a tutti e ciao a tutte. Ovviamente, come ogni domenica mattina, io cerco di girare dei video perché purtroppo mi, ultimamente eh, mi avete visto poco sul canale. Perché durante la settimana io non ho mai tempo e molto spesso non ne ho nemmeno il sabato e la domenica. Quindi oggi ho colto l'occasione visto che avevo un pochino di tempo di registrare un po' di video: altrimenti, poi non mi vedete più. Voi sarete anche contente, ma eh, io no, perché a me piace farlo. Volevo avvisare che il giveaway che, che doveva scadere il 30 settembre è stato chiuso da parecchio. Ci sono i nomi delle vincitrici eh, nell'info nell box di quel video, ma anche in un messaggio, eh, in un commento posto in evidenza da me. Eppure, io non ho avuto notizie. Da queste due ragazze. Io avevo addirittura dato un termine entro il quale mi si sarebbe dovuto inviare l'indirizzo a cui spedire il premio, ma io non ho sentito nulla quindi, a questo punto, io oggi andrò a vedere se il termine per inviarmi l'indirizzo è scaduto. Tra l'altro, un, una delle vincitrici aveva commentato sotto a un mio altro video chiedendomi: ma è il giveaway! E io, ovviamente, sono rimasta un po' così perché ho detto: cavolo, l'ho chiuso. Ci sono i nomi delle vincitrici, infatti io ho detto "Vai a vedere sotto quel video perché c'è il nome della vincitrice", ma io non ho più saputo nulla. Quindi, se il termine per inviarmi la mail è già scaduto, io provvederò a inviare i premi ad altre due amiche che avevano commentato sotto quel video, perché ovviamente è giusto che io scelga nuovamente altre due persone che magari volevano quei premi. Questo che video è? è un, sarà un video breve perché sarebbe impossibile, impossibile farvi vedere uno ad uno quello che c'è. Oh, oddio quanto pesa in questa scatola. Voi sapete che io sto ristrutturando la mia stanza, eh, quindi sto, ma sono mesi e mesi perché faccio una cosa alla volta, pochino alla volta, e sarebbe impossibile farvi vedere uno ad uno il contenuto di questa scatola. Voi direte, oh mamma mia che confusione, però è l'unico modo per evitare che si perdano, per evitare che si rovinino, almeno al momento, fino a quando non avrò sistemato la parte beauty della stanza. Allora, notate quanto è alta la scatola, io non riesco a reggerla con una mano la scatola, se mi cade sono guai, guardate, è alta, eh? è alta, guardate cosa c'è dentro, oh mio Dio. Qui ci sono tutti i miei rossetti, tutti. No, veramente, faccio fatica a tenerla, aia. Yeah. Fa male. Saranno, non lo so, non l'ho mai contati. Però ce ne sono tantissimi, tantissimi. Come vi, ve li faccio vedere? Così, così. È piena, è anche sotto, è, è stracolma, Oh mio dio, stra colma. Come vedete, tanti sono di Kiko perché voi sapete che io amo moltissimo i rossetti Kiko. E ve ne volevo far vedere qualcuno random, giusto per farvene vedere qualcuno. Andiamo alla rinfusa: andiamo a pes pescare alla rinfusa? Ce l'ho la salviettina Sì, ce l'ho la salvettina qui vicino a me. Allora, vediamo la rinfusa. iniziamo da MAC, io non ho molto di MAC, perché non avendo un MAC store vicino casa mia, purtroppo non, poi sinceramente, secondo me MAC è molto sopravvalutato per i rossetti, ma non lo dico con, con accredine, però secondo me è molto sopravvalutato MAC. Allora, questo è, vi dico anche i nomi, Up The Amp. Questo l'ho comprato tanto, tanto tempo fa, eccolo qua. Vi faccio lo swatch, è bello. Questo è bello, eh. Questo è molto bello. scusate mi sono rimaste le righe del cuscino del divano sulla mano. E eccolo così, ve lo faccio vedere così perché sennò. At the amp. E questo lo metto raramente. Devo essere sincero, lo metto raramente anche perché a me i MAC. Mi hanno un pochino delusa perché quello che vi sto per far vedere oltre a questo, io l'ho indossato con tanto entusiasmo e quello che vi sto per far vedere è Girl About Town. Eccolo qua, Girl About Town. Io dopo un po' che lo avevo indosso me lo sono ritrovato ovunque, perché ha cominciato a migrare, a viaggiare come un esploratore per il mio viso ed è lui. Ve lo faccio vedere qui. Girl About Town, eccolo ed è un rosa abbastanza acceso. Perché ho comprato un rosa così acceso? Me lo chiedo anch'io oggi, però che vi devo dire? Non lo so, in quel momento forse ero sotto effetto di qualche bevanda tipo Coca-Cola perché io non bevo alcolici. Faccio, vediamo un po' che vi posso far vedere. Ah, questo è carino. Questo che cos'era? Della Essence, della linea Britt.e., mai utilizzato. Britt.e, guardate un po'. Questo si apriva così, ve lo faccio vedere se riesco ad aprirlo. Eccolo qui. Ed era, credo che fosse un lip balm. Questo è un lip balm, mai utilizzato, ma adesso lo utilizzo perché ho, ho quasi finito quello che sto usando buon profumino di pesca in tonso praticamente guardate in tonso e questo era un lip balm poi vediamo che cosa c'è vediamo andiamo a scavare tra le cose un pochino c'è 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 che scelgo questo vabbè l'avete visto da poco ed è il first no questo è il first caramel di wicon questo molto carino molto adorabile ve lo metto qui questo lo adoro first caramel questo è bello. Poi, vediamo, vediamo, andiamo alla ricerca di qualcosa di interessante. Poi, vediamo che c'è. Ah, questa, questo è un lip gloss, questo è un lip gloss dell'Astra mai utilizzato. Ed è il numero 03, un rosso acceso, ve lo faccio vedere. Gli Astra costano pochissimo. L'applicatore è bruttissimo perché è un pennellino praticamente. Però questo è il lip gloss, carino però. Perché non l'ho mai usato? Non lo so perché Cioè io ho parecchi dei rossetti Dei lip gloss, delle tinte labbra che ho qui dentro non li ho, non li ho mai Utilizzati Ah questa è della Essence La XXXL Long lasting lip gloss Questo era il numero Che numero è? 06 soft nude Anche questo mai usato Swatchiamolo perché sarà anche l'occasione Per scoprire ciò che ho Questo video e per e per mamma mia, e per mh, decidere di terminare qualcuno di questi rossetti. Questo eccolo qua è long lasting questo non si vede quasi. Nude, questo potrebbe andare bene per tutti i giorni, poi vediamo un po' vediamo un po' che cosa abbiamo qui dentro. Aspettate che ecco, ok, poi vediamo a ah, della della NYX, delle tinte labbra della linea Lingerie questo è il numero 20 Lipli. Vediamo com'è. Non, non ci faccio molto con le tinte labbra, eh, Sono sincera. E eh, questo, questa è carina, però, eh. Anche se purtroppo non mi trovo benissimo con queste tinte labbra perché mi si seccano parecchio le labbra. Eccola qua, come vedete. Io ho una propensione per i nude, non so perché, ma ho una propensione. Per i nude andiamo avanti, andiamo avanti anche se la batteria ci sta per abbandonare, non facciamo danni. Vediamo un po' questa tinta labbra. Io, questa è della Liquid Liqu Swede. Su questa è la numero. 03 non, mie... non mi piacciono queste della linea suede perché si spaccano proprio sulle labbra e le labbra diventano di un secco, ma di un secco allucinante. Questa che è più sul marrone, anche se purtroppo oggi la luce non mi aiuta c'è poca luce oggi, non lo so però c'è poca luce. Questo, questo l'avevo trovato su una rivista, non mi ricordo se è su Grazia, è della Lancome ed era il 378. Che a tutte le mie amiche si è sfasciato A me, io ne ho presi tre di questi a me è rimasto intatto Ve lo metto qui vicino Questo è molto bello Però guarda caso non l'ho mai usato perché, perché ho tanti rossetti, eccolo qua E quindi riuscire ad utilizzare Tutti i rossetti che ho Cioè, rendiamoci conto Quindi è un po' complicato Vediamo poi che cosa abbiamo Questa che cos'è Della linea di Kiko Super Duper Les is better cioè, matte lipstick lo 03. Anche questo comprato e mai usato. Quante cose mai usate, cioè veramente. Vediamo un po', ma perché sono tutti quasi aperti? Anche questo è un è un nude, però questo è carino, eh? Questo lo potrei utilizzare per Dico sempre così, ma poi non li uso mai. Eccolo qua. Questo per tutti i giorni al lavoro è favoloso. Però devo truccare molto gli occhi perché così altrimenti questo è un rosa, è un rosa antico, bello, questo è un rosa antico, bello. Questo poi, vediamo un po' che c'è qui. Questo che cos'è? Mamma mia. Questo è di Essence ed è, ed è, ed è lo 05 Cool Nude. Eccolo qua. Io non ho molti rossetti costosi, e eh. io soprattutto rossetti di Kiko, perché a me piace molto Kiko per i rossetti eccolo qua, cool nude come vedete io vado sempre molto sui colori nude non... mamma mia ma che guaio questo che cos'è, extra volume lip gloss della Kiko, il numero 15 cioè ma guardate questo mai usato, mai aperto perché ho comprato questo colore cioè praticamente è, è invisibile perché ho comprato questo colore cioè, non si vede, guardate qua, vabbè, è un lip gloss, però perché l'ho comprato? A volte veramente mi chiedo, ma perché compro queste cose? Ma boh. poi andiamo avanti, Max Faccia Lip Finity però non c'è il numero. Aspettate, questo è il 60 Evermore Lush. Questo è quello della Max Faccia, eccolo qui usato pochissimo, vi faccio lo swatch bello anche qui, questo è bellissimo questo è molto bello, questo ogni tanto lo uso eh. questo ogni tanto lo uso però io dovrei fare un decluttering di tutte queste cose assolutamente Ah, questo è l'X-Match Lip Chubby della Wycon ed è lo 03 Berry Brownies che ho comprato pochissimi giorni fa questo è il pack, mi è piaciuto molto perché è molto malva, anche se a voi sembra più un rosa però è molto malva malvato malvato ed è questo questo mi piace moltissimo non si vede quasi però vabbè è questo vediamo se lo vedete la luce non mi aiuta oggi assolutamente poi vediamo un po' che c'è qui dentro ma io sto scoprendo delle cose che non ricordavo di avere non ricordavo di avere questo è un colorly butter di Kiko, si sì, di Kiko di Sien io non amo molti prodotti Sien per il trucco eh? a me non piacciono molto però questo ce l'ho dovrei finirlo, ma non l'ho mai usato eccolo qua, come vedete sono più o meno tutti simili che poi io no, compro tanti rossetti ma come vedete le, nota le no tonalità sono quasi tutte uguali questo è Matt Monamour Lipstick ha ah, la collezione di Ycon, quella che era in collaborazione con Amami e amani amani che c'è scritto io non leggo neanche amani ama, amani questo era lo 01 golden nude ma tutti nude 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 però sotto ci, so che ci sono anche dei rossetti molto particolari addirittura da qualche parte ci deve essere un nero questo è un matte bellissimo però come vedete è simile agli altri cioè. vabbè io non boh. Non capisco a volte come, co, con che cervello faccio shopping. Andiamo avanti, andiamo avanti, vediamo se riesco. Andiamo sotto, però, non solo sopra. Vediamo un po'. Questo, questo di chi è? Questo è di. Non leggo, non leggo. Mio dio, gli occhiali ormai. Gli occhiali sono Rose Naturel. Però, non leggo. Della Claren. Questo è della Claren. Eccolo rose natural. Guardate, questo è utilizzato tanto. Guardate, è quasi finito, ma è meraviglioso. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Voilà, voi lo vedete marrone, ma è un rosa. Mannaggia la luce, questo è bellissimo. Poi comunque ci sarà sicuramente qualcosa da gettare qui dentro. Eh? Perché sì perché non è possibile. Questo è dell'Arabesque, lo comprai da una ragazza qui su youtube no dell'arabesca della giapponesca scusate ad un ottimo prezzo questo è lo 08 lo 08 san san ramon san ramon guardate questo non l'ho messo nel video collaborazione dei top per l'autunno però è bellissimo guardate qua questo è molto bello questo è bello non, ha, non amo e come avete visto non ci sono dei rossetti aranciati perché trovo che non mi stiano molto bene cambio salvietta perché abbiamo già distrutto una salvietta e non è il caso di continuare con quella sto usando queste ma non mi piacciono quindi non vedo l'ora di finirle poi vediamo qui della Catrice vediamo che c'è della Catrice l lo 060 ultimate shine questo è il teddy brown voilà Mai usato, guardate, è nuovo. Questo è nuovo e più o meno siamo sempre sulla stessa colorazione. Cioè, io sono una pazza, io sono una pazza. Questo che cos'è? Della max faccia! questo è della max faccia, vediamo un po'. Questo è il 30 Refiner Rose qui preso d'acqua e sapone. Questo lo uso pochissimo, c'era la, la matita labbra abbinata, ma lo uso pochissimo perché non è che mi attragga molto, perché purtroppo non è omogeneo nella stesura e non è sufficientemente coprente. Diciamo che è più un lip gloss che, che un rossetto. Andiamo, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Questo, ups, qua cade di tutto. Questo di chi è? Questo è della Collistar. Numero 10 Beige Naturale. Anche questo l'ho amata la follia e si vede. È praticamente finito. Però ce n'è ancora un po'. E siccome mi piace tanto, lo voglio continuare ad usare fino alla fine. Eccolo qua. Questo è bellissimo per tutti i giorni per andare al lavoro. Questo è molto bello. Poi vediamo un po' che c'è ancora. Della bottega verde. Ecco questo che a me non è piaciuto affatto. Questo è il rossetto stilo extra glossy. Ma il numero. 36A2A, questi della bottega verde non mi sono piaciuti, sinceramente con tutto il cuore ve lo dico. Eccolo qui, della bottega verde, infatti è nuovo e tra l'altro è difettoso, sentite? sale a scatti, quindi mai più, mai più in vita mia, però questo è molto acceso e non è molto autunnale. Oh mio dio, 17 minuti a farvi vedere pochissimi rossetti, eh sì, pochi, però ce ne sono tanti. Io quelli che vi sto facendo vedere li sto mettendo in una bustina, no? E quindi, così almeno sono quelli che vi ho fatto vedere. Questo, questo della pupa, pupaim, cioè vi dico solo, ragazzi, c'è ancora il sigillo, c'è il sigillo di acqua e sapore ancora, cioè secondo voi è normale? Questo era lo 001? No, vabbè ancora sigillato ma io sono pazza io sono pazza guardate nuovo bello questo è, neanche mi ricordavo di averlo eccolo questo è molto bello vabbè 18 minuti a farvi vedere dei rossetti no quindi io direi che se vi interessa un video decluttering dei miei rossetti ehm, non lo so se vi interessa, perché. Allora, questi, vi faccio vedere. Questi sono quelli che vi ho mostrato. Eccoli qui, no, che vi ho fatto vedere. E sono tanti. E questi sono quelli che ancora ho. Sono piena. A questo punto, io adesso finito il video andrò a contare quanti ne ho. Poi, sotto nell'info box, vi metto esattamente il numero preciso di tutti i rossetti che ho. E se vi interessa un video dei clustering, qualcosa del genere, dei miei rossetti, fatemelo sapere qui sotto e io volentieri ve lo faccio. 19 minuti, veramente. Cioè, non, non riesco in 19 minuti. cioè, come faccio a farvi vedere tutto? Mi servirebbero ore e ore di video per farvi vedere tutto questo. Comunque, un bacio a tutte e al prossimo video. Ciao!